giro di boa per la Serie A. Al termine della 19ª giornata di campionato, prima di commentare le partite della domenica, analizziamo questo girone d'andata. Grazie ai numeri. Diciamo subito che la classifica si è scremata, le prime sette in classifica, salvo oggi colpi di scena, si giocheranno scudetto, zona Champions e zona Europa League, ma rispetto alla classifica finale del girone d'andata della stagione 2019-2020 c'è un forte livellamento verso il basso, cioè le prime due di oggi hanno meno punti delle prime due di ieri. Milan campione d'inverno nonostante la batosta rimediata sabato contro l'Atalanta. Ricordiamo che quello che dice la statistica, nel 69% dei casi chi vince il platonico scudetto d'inverno alla fine si laurea pure campione d'Italia. Per noi però la favorita numero uno rimane l'Inter. Numeri significativi, l'Inter ha il miglior attacco, 45 gol fatti, la Juve la miglior difesa con 18 gol subiti. Scorie di Supercoppa letali per Napoli al Bentegodi, partenopei cadono a Verona contro una grande Hellas. La Lazio ribalta il Sassuolo all'Olimpico ai neroverdi, non basta la rete di Caputo in apertura di match. Prima Milinkovic-Savic, poi il solito Immobile fissano il 2-1 finale. A completare il quadro del 19esimo turno, il successo della Samp a Parma 2-0 per i doriani. Il girone di ritorno scatta venerdì con Torino-Fiorentina.